Grande zio, bel titolo. Mi sorprendi sempre, cazzo. Ok, sono del tuo, benvenuti. Io sono Gray. Stasera giocheremo a Tsundere, episodio 7, forse, o 7 o 8, non ricordo. Comunque, abbassiamo un po' l'audio che è un po' alto e partiamo subito. Inizia partita. Ok, partiamo. Con Tsundere. Punti da spendere non ne ho. Ok, la scorsa puntata eravamo rimasti al boss. Dovevamo fare fuori quella specie di teschio ragno robotico, che in più di mezz'ora non ero riuscito a farlo fuori la volta scorsa. Anche se ci ero andato molto vicino, molto. Quindi speriamo di levarcelo dalle palle subito, stavolta. Subito, subito. Così possiamo andare avanti. Possiamo esplorare una nuova area, dai. Sì. Allora, fammi ricordare la strada. Ok, in fondo e poi in alto. Non di qua. Mi pare che fosse proprio qui. Ok. Ah, volevo dire una cosa. Non la prossima live, cioè quella di venerdì, ma forse quella di venerdì prossimo ancora, porterò un nuovo gioco, inizio una nuova serie. Devo ancora pensarci se farla iniziare subito tra due venerdì o aspettare ancora un altro. Perché Transistor l'ho finito, però ho ancora molti obiettivi da trofei da sbloccare. E poi il gioco mi piace, quindi posso anche portare altri due episodi di Transistor invece che uno solo e iniziare la nuova serie tra 2 settimane e non solo tra una. Vediamo. Comunque la nuova serie sarà Terraria. Ovviamente in Blind Run. In Blind Run, anche quella. Come tutto. Allora. Ho sbagliato strada forse? No, giusto. Vai Jonathan, ti voglio duro oggi. Vai cazzo Jonathan. Dai cazzo Jonathan. Ricordo se la strada è di qua. Vediamo. Sì, è di qua. Dai. Su. No, va di qui. Figlio di puttana, ho sbagliato. Ma sì, là devo usare il teletrasporto. Questo. Volevo. Grazie, hai capito tutto. Molte grazie, eh. Ok. Andiamo dritto al boss.
Vediamo come me la cavo, primo try, perché è una settimana esatta che non gioco a questo gioco. 7 giorni, quindi vediamo. Secondo me le busco al primo try, però non si sa mai. Con i capelli. I capelli oggi, molto gonfi. E già stavo per subire danno, che mi ero dimenticato. Dai, Jonathan, colpisci duro, cazzo. Via, via. Ah no, devo far fuori prima questo qua in basso. Mi ero ricordato. Cioè, mi sono ricordato. Però poi devo scappare veloce, se no mi becca. Ok. No, Jonathan, non fare cazzate, dai. Dove va? Volevi, avresti voluto. Dai. Vai giù. Ok, colpisci, colpisci, colpisci. Via, 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 via. Ucca troia. È schiato qua, eh. Vai via, non voglio. Ok. Ora che ho danneggiato molto quello in basso, cioè non so quanto l'ho danneggiato sinceramente, però danneggiamoli anche questo. Aspetta, andiamo ancora in basso. Sto perdendo tempo, eh. Sì. Vabbè, curiamoci, dai. Che è successo? Fanculo quella roba. Me l'ero dimenticata. Non ho più vite. Cioè, ce n'ho ancora una. Ho ancora una cura, però è pochissimo. Scappa. Devo fare la martellata. Ok, vai qua. No, ho sprecato. Ah, lo sapevo che il primo try andava male. Io lo sapevo. Vai giù. Dai. Fai sta martellata. Ok. Ancora non ho più le. Scappa. No! Fanculo! Quando mi mancava uno sputo! Fanculo! No, ma cazzo! Perché? No, cazzo, no! Fa culo! No, cazzo! Cacchio! Ho buttato via. Ho buttato via due cure, perché mi sono fatto colpire 2 volte. Eppure gli mancava uno sputo, gli mancava. Vabbè, spendiamo sti punti. Allora, dove era arrivato? Mi pare da questo lato. Sì, volevo arrivare qui, vero? Aumenta i danni corpo a corpo del 33%, che è buonissimo, ma non mi basta. Mi serve 4400. Aumenta danni corpo a corpo, riduce il numero di cariche necessarie prima di mettersi in una mossa finale. Aspettiamo, dai. Aspettiamo. Dai, cazzo, per poco. Fanculo. Poteva iniziare col botto, no? Maledetti. Sto andando dalla parte giusta? Sì. Aia.
peccato, cazzo. Ma già la scorsa live io lo sapevo che era facile. È abbastanza facile questo boss. Solo che quando arrivi alla fine, non lo so perché. Non so se vai in rage. Non lo so, cazzo. Cioè, spara un botto di roba, spara. Boh. Comunque li dobbiamo buttare giù prima la freccia o non lo so, la gemma, quella più in basso. Prima l'ho danneggiata abbastanza, ma non gliel'ho fatta. Non gliel'ho buttata giù. Invece adesso voglio proprio distruggergli quella più in basso all'inizio. Non me ne frega un cocchio. Non me ne frega un cocchio. Essi, ciao. Svegliati un po', Johnny! Cazzo! Mi hai dato l'illusione. L'illusione della vittoria, maledetto a te. Stata sbagliata. Madonna, quanto ci mette a ricaricarsi la stamina quando va a zero? Non ci avevo fatto caso. Non ci avevo mai fatto caso. Ci mette molto. Dai Jonathan, dai che ce l'hai Jonathan, cazzo. Morti. Fai serio, cazzo, Johnny. Fai serio, Johnny. Lo so che il personaggio femminile è donna, ma fa niente. Non gli hanno dato un nome. Io l'ho chiamata Jonathan, mi sembra giusto. Non lo so, ha un che di Jonathan. Concentrazione, concentrazione, cazzo. Subire danno lì, non lo so neanch'io, cioè. Distruggili ragazzo. Quanto manca? Ok. Scappa. Oh. Ok. No, no, non conviene, Johnny, non conviene. Risparmia le forze. Ok, ora conviene. Dai, 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 colpisci. Evitato, evitato. Buono così, ora vai giù. Buono, buono. Sì, cazzo. Sprecato un po' la vita, fa niente. Aspetta, con calma, con calma. Con calma. No! No! Non ci provare mai più, eh! Dai, fai sta martellata! Oh mio Dio! Ora ho capito cosa cazzo succede. Autunno! Quando arriva l'ultima fase, i cannoni incominciano a bombardare, ma proprio a manetta. Devo cercare di evitarli.
ce l'avevo fatta anche stavolta, Cristo, che palle. E già 15 minuti se ne sono andati, maledetto schifoso. Madonna, che caldo che fa poi. Aumenta subito il danno corpo a corpo. Bene così. Aumenta la possibilità di mettere a segno un colpo critico. Questo che fa? Aumenta la capacità di munizioni. Qui che fa? Rotolare per terra danneggerà i tuoi nemici. Di qua che c'è, vediamo. Aumenta la tua fortuna del 25%. Oh, andiamo di fortuna, proviamo. Dai, proviamo. Ma guarda che sfiga, cazzo. Per poco, anche stavolta, eh. Maledetto schifoso. Quando arrivo all'ultima scheggia, mi sa che devo colpire di meno e schivare di più i proiettili, perché se no mi buttano giù. Sono quelli forti, sono i proiettili quelli, diciamo, potenziati, mi sa. Dei cannoni quelli più grandi. Maledetti a loro. Stai zitto tu. Vai Jonathan, cazzo. Vai Jonathan. Ok, concentrato ti voglio concentrato Johnny. Dai, cazzo. Allora, prima li faccio fuori quella in basso, poi quella al centro e poi quella in alto. Proviamo così. Quanto l'ho evitato, di pochissimo l'ho evitato. No, Jonathan, hai perso il tempo. Guarda dove mi ha spedito. Maledetto. Sì, però anche tu, Johnny, sei un po' stupido, eh. Porca puta. Concentrati, cazzo. Quanto gli manca? Ok, questa è andata giù. Ok. Scappa, Johnny. Una è andata giù. Perfetto. Dai. Vai qui. Oh.
Qui, ok. Scappa. Ok, torna qui. No, ok. L'ho buttata giù, no. Mi ha preso, no, ok, l'ho evitato. Ehi, Johnny, non mi deludere proprio adesso. Fanculo, maledetto. Ok, ci siamo, eh. E adesso incomincia ad essere cattivo, brutto schifoso. Colpisci, colpisci, colpisci! Aspetta, aspetta, aspetta. No, oh! E no, eh! Quanto danno mi fanno quei cannoni di merda? Oh! No! Madonna! Grande Johnny, grande! Sì, cazzo! Fa culo! Mio Dio! Yes! Fa culo! Oh, che bello, cazzo! Sì! Minchia, la scorsa live un'ora su sto coso, che è una pippa! Sì, la bestia! Madonna! L'ansia, cazzo, l'ansia! L'ansia, madonna! Non ho neanche visto che cazzo mi ha dato, vabbè, fa niente. Sì! Fanculo. Chi ha 17.000 dobloni da spendere? Aspetta, allora. Mi ha sbloccato qualcosa di nuovo? No, non sembra. O me li tengo, tanto non li perdo. Non so se andare sulla fortuna mi convenga. Poi di qui che c'è? Il mio cannone può mettere a segno dei colpi critici. Però io co possibilità di colpo critico ho 0%. Non è che. Aumenta le probabilità di trovare scheggi e il rilascio di altri oggetti. Non lo so. O mi metto rigenerazione della stamina più veloce, quello mi può servire. Quello mi può servire. Vediamo se c'è qui. No. O mi metto a rotolare per terra a danneggiare i tuoi nemici. Però di quanto li danneggia, eh. Vabbè, andiamo di rigenerazione della stamina, va? Spendi tutto. Ok, 8.000 ce li teniamo per ora. Qua cosa fa? Aumenta l'energia. Bene, ora mi sembra di aver visto che ho ricevuto i talenti. Tre nuovi, però sono tutti. Allora, questo è livello 2, ce l'avevo già. Sconfiggendo un nemico ricevi un boost danno del 10% cumulabile fino a 10 volte. Questo è buono. E lo sostituiamo subito. Con questo qua a livello 1 subitissimo.
Poi, questo che faceva aumenta i danni corpo a corpo del 15%. Vediamo qui che fa. Rinascita. Scampa la morte una volta. I nemici rinascono un 38% in meno di schegge. Aumenta la possibilità di mettere a segno un colpo critico del 15%. Riduce la salute del 25%. Questo. Aspetta, c'era uno che riduceva la salute qua? Del 20%. Boh, non so se è meglio avere 15% di più di danni corpo a corpo o aumentare la probabilità del critico del 15%. Io metterei il critico a questo punto. Danni da colpo critico 175%. Mi sembra un buon danno. Vuol dire che faccio 380 di danno col critico al posto che 200. Proviamolo. No, anzi, teniamo così. Questo è l'unico a livello 3. Transfabbricatore. Teniamo così. Voglio aumentare la possibilità di critico. Vediamo. Tipo questo aumenta dell'8%. Questo dell'8%. Buono. Andiamo di qua. Vediamo se riesco a ottenere anche questo. Quindi adesso ho di critico 8%. Buono. Beh, in realtà no, fa schifo però. Bene. Ora, ho una scheggia degli antichi da spendere. Giusto? Mi sa che ho una scheggia più un frammento. Ho solo una scheggia. Beh. No, che fai? Allora, dove posso spenderla? Qui. Ah, ok, tempio dell'abilità per acquistare l'abilità. È ok. E poi posso bruciarle all'inceneritore per ottenere un trofeo. Solo che ormai io voglio giocarmi tutte le abilità per ottenere anche l'altro trofeo di avere tutte le abilità. E poi, se faccio un'altra run, me le brucio tutte. Così ottengo il trofeo di bruciarle tutte. Quindi andiamo qui e vediamo che abilità ci dà. O se no, possiamo andare nell'area vecchia, che ci sono altre abilità da prendere. Non lo so, se mi conviene prendere questa, o anche nell'area nuova, ci saranno altri posti. Non so. Vabbè, proviamo ad andare a prendere questa, dai, già che ci siamo, siamo qui. Dove siamo? Qua. Quindi devo andare giù e poi lì. Oh, cazzo, sì, finalmente, oh. Bene, ora 2 ore per esplorare una nuova area, perfetto. Perfetto. Vai giù, Jonathan, vai giù, vai giù, vai giù. Ok, stupido. Chi c'era lì? Visto qualcosa? Ah, tu. Stai zitto. Perfetto. Madonna Johnny, non le vedi le spine? Dammi un'abilità decente, non come l'ultima che mi hai dato, che mi fa veramente cagare. È più uno schifo che altro. È qua, no? Giusto? Dovrebbe essere qui. Che simbolo è questo? Un pugno.
Una. Ah, ok. Sono tipo due mani intrecciate che formano un pugno, tipo. Boom. La sentenza, Proviamo, dai. Vediamo che fa. Oh mio Dio, chi è? Che mi sto trasformando? Ah, no. Forza di Gatanotan! My fucking Jesus! Madonna, cos'è? Sì, yes! Ah, posso farlo in tutte le direzioni, bene. Verso il basso. Minchia, da una pedata da. Buono! Dai, più utile di questo di sicuro, di questa cosa qua. Questa roba qui era utile solo al boss, per passare attraverso queste colonne, senza essere buttato giù. Wow. Che incazzatissimo. E se io faccio così? No. Bene, ora. Da che parte vado? Di qui non c'è niente, di qui c'è una strada. Ok, di qui c'è una strada. Poi di qui c'è un'altra area che già avevo visitato. Cioè, avevo visto che c'era un'area, poi erano troppo forti e me ne ero scappato via. Quindi io andrei verso sinistra, anche se penso che l'area giusta sia quella a destra. Però vediamo prima verso sinistra se c'è qualcosa qui. Esattamente qui. Quindi io sono qua sotto. Io sono qua sotto. E qui in mezzo che c'è? Non ci sono andato qua in mezzo. Andiamo lì in mezzo, eh? Proviamo. Vediamo se c'è. Oh, infatti ho anche un frammento. Avevo una scheggia completa e poi anche un frammento avevo. Perfetto. Bene così. Allora, di qui tutta a sinistra devo andare. No. No. Non è questo il modo. Vai giù. Aspetta, vediamo se trovo vita. Sempre comodo, un po' di vita. Eccola qui. Vado per una volta. Ci provare, sai, eh. Distrutto? Schiva tutto. Stai zitto tu, stai zitto, non ti voglio neanche vedere. Ok, qua su. Ah, lo sapevo. Ma gli a due no, eh. Tre? Quanti, scusa, scusate, quanti? No, l'ho mancato. Pellegrinaggio Ovest. E quella scritta sopra è illeggibile. Ma state un po' zitti, Maronna. E quindi? Che c'è qui da queste parti? A parte distruzione e malvagità. E nemici infiniti, la volete finire di apparire o che cosa? Stom, le campane. Ma qua
qua non c'è assolutamente niente, o sbaglio? C'è solo un lucchetto, bene, era una scorciatoia che io non ho usato quando avrei dovuto usare e basta. Adesso non mi serve neanche più. Spara. Un po' troppi per i miei gusti. Stanno arrivando un po' troppi. Aspetta, è vero, io ho l'abilità quella nuova. Sì, vabbè, ma quanti, scusate, eh? Anche no. Anche no, ho detto. Ok. Beh, a questo punto ho visitato tutta quest'area, mi pare. Non c'è neanche un angolo che io non abbia visitato. Ah sì, qui, 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 qui. Andiamo su. Qua è lungo per arrivare fin lì, eh. Proviamoci. Su, destra. Su e poi destra, eh. Ahia, sono entrato proprio. Questa è la strada, devo passare dall'alto, ma io ce la faccio? Sì, ce la potrei fare. Eccolo qua. Perfetto. Poi, qui, e devo andare in alto, ok. Vai così, vediamo se qua c'è vita. Datemi un po' di vita, su. Fate i bravi. Ok, stupido Johnny! Cazzo, svegliati! Ecco. Sono abbastanza cattivi in questo momento. Io non vorrei dire. Scappa, scappa, sono troppi. Oh mio Dio! Quanti cacchio erano? Lo sapevo già che finiva male. Quell'area lì è l'area più con i nemici più forti del gioco. Maledetti schifosi, erano un po' troppi. Sei impallato? Dai! Come on, che voglio giocare, voglio vedere l'area nuova. Allora, 2161 mi bastano per fare questo per tre? No. Allora, area nuova sarebbe per di qua. Andiamoci subito e vediamo che troviamo.
Ho già visto che qua ci sono dei nemici, tipo lumache, tipo delle lumache che sparano roba. E poi ci sono anche i tizi robotici, samurai, giganti, quelli che c'erano nella prima area come mini boss. Invece qua ci sono che vanno liberi, tranquilli. Quelli sono abbastanza tosti. Strada della cattedrale. Vediamo che c'è qua, che un po' l'ho già esplorata, eh. Scorciatoia. C'è un tempio. Wow. Quella è la cattedrale. Qua c'è un altro tempio. Ok, mi sa che devo andare verso la cattedrale. Mi andrei su da questo quadratino qui. Così con discrezione, senza passare dal centro. Proviamo. Vediamo se la mia idea è fattibile. O no. Qui c'era qualcosa. Su per questo tubo. Città degli Eschaton. Però io non voglio andare lì. Ah, ok, qua si torna alla mappa. Ah no. Non lo so se torna indietro. Proviamo. Al massimo ritorniamo giù. Che sta diventando tutto scuro. Ma li fanno danno quei cosi lì. Stronzo. Ah, già che qua ci sono sti cosi pure, me l'ero dimenticata. Quelli più quella che fa danno. Guarda come si stente, oh. Maledetta. Di sicuro quelle cose lì che si allargano e fanno danno ci saranno dentro a un mini boss o a un boss, sicuro. Ne sono certo, guarda. Ma io le posso anche colpire o no? No, penso di no. Comunque io devo andare verso l'alto qui. No, sinistra. Eccole le fottute lumaccone stronze qua, non so come chiamarle. Eccolo! I samurai. No, lui non è una bella compagnia. Mi ha levato un cazzo, non mi ha levato. O non mi ha preso. Sì, che bordello è qua, oh. Vai su subito. No, mi ha preso, Jonathan. Ma stiamo scherzando? Bene, cominciamo molto bene quest'area, ma veramente bene. Devo dire che è semplice, no? Ci sono i fiori che si allargano, le lumache che sparano i cosi, quello che ti insegue. Maledetti. No, no, grazie, andiamo avanti. Forse mi conviene andare in basso, eh. Andiamo in. Ah, però questa porta qui non si apre, mi sa, c'è il lucchetto. Quindi devo andare per forza verso l'alto. Mi sa di sì. Questi non li posso distruggere, no. Sono stronzi. Ce l'hanno fatto apposta che non si possono distruggere. Grazie. Però io posso andare su così o sbaglio? E dopo che sono qua? Ah, ok.
LOL. Andiamo ancora in alto. Vita non mi serve adesso. Qui. Niente di niente. Queste? Ah, ok, non si levano, sono permanenti queste piattaforme. No, non ci provare, sai? Distrutto? Anche se l'ho distrutto, gli ho fatto brutto, eh? Stupido. Boom. Ok. L'ho distrutto? Il ciccione? Oh, non sparare, boh. Che cazzo fai? Ok. Sento dei rumori un po' molesti, eh? No, è una trappola tipo qui. Madonna, super cannone. Avanti così. Ok. Non capisco quelle fantasma. Non capisco che differenza. Cioè, che differenza c'è tra quelle fantasma e quelle normali. Quelle fantasma sono quelle tipo nere dentro con i contorni rosa, tipo quella. Tipo questa. Questa è fantasma. Per distruggere ci metti solo un colpo. Invece le altre che non sono fantasma ce ne metti un po'. Però per il resto non so se sono più forti, magari fanno più danno. Non lo so. Ho la sensazione che io debba arrivare a quel lucchetto. Cosa c'è qua? Per aprire un passaggio. Vediamo. Ah, c'è un ascensore? Ok, c'è tipo un flusso che mi porterà in alto. Senza farmi tutta questa strada ogni volta, penso e spero. Eh sì, però prosegue. Ok, quindi noi continuiamo a salire a questo punto. Se prosegue. Qui non c'è niente, eh? Qualche segreto? No. Continuiamo a salire la cattedrale. E vediamo che troviamo. Qui segreti? Ma neanche. Aia, arriva gente. Sai che arriva gente. Aia, io sono stato pure a guardarle. Ma sono stato zitti, maledetti. No. Bene così. Ora un po' di vita non sarebbe male. Facciamo ricaricare lo scudo. Perfetto. Le scale della cattedrale. Bene, e qua c'è un altro lucchetto. Come ci arrivo io là sopra? Punto di domanda. Aia, mi sa che non ci posso arrivare da qua. Sì, dai, dai che ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Grande. Ok. Vita. No, dove è andata?
No, dov'è andata la vita? No, ho perso la vita. Maledizione. Voglio arrivare subito in alto per aprire quel lucchetto. Vediamo se ce la faccio. Ok. Apriamo. Perfetto, e anche qua ho attivato. Ora torniamo giù che c'è roba da prendere. I dobloni. No, 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 no. No, aia, quanta gente, ma state scherzando? Scappa! Aia, aia! Aia, ma... Aia, qua la vedo male. Ah, mi inseguono pure queste cose, non me ne ero accorto io. Qua la vedo male. Vita, datemi vita. Ah, datemi vita. C'erano due sciamani giù, o uno. Serve vita. Mi dispiace, ma a me serve vita. Ma che c'è? Ah, rumori molesti. Chi c'è qua? Eccolo qua, lo sciamano. No, no, lo sciamano è allucinante. Devo buttarlo giù. Dov'è? Dov'è lo sciamano? Eh sì, troppa gente. Oh, stiamo scherzando. Vi siete resi conto di quanta gente c'era? Possibile. Possibile, oh. C'è scritto: i primi tre boss possono essere battuti in qualsiasi ordine. Il problema è che se tu vai a inizio gioco in quest'area qui, cioè le buschi, ma di brutto, quindi non è vero, magari il boss, ma prima che tu arrivi al boss qui muori, se vai all'inizio del gioco, perché hai tanta vita così, hai. Cioè è difficile per me che ho già battuto due boss, comunque ho abbastanza vita. Cioè, pensa uno all'inizio del gioco. Non ce la farà mai. Allora, vediamo qua che cosa avevo messo. Avevo messo il Berserk a livello 2, ok. Aumenta i danni corpo a corpo. Ah, va bene, dai. Va bene così. Va bene così. E niente, dobbiamo continuare a salire. Per riuscire ad arrivare in cima alla fottuta cattedrale. Proviamo a usare questo ascensore qui, vediamo se funziona. No, che è successo? Ah, ok, figo. Figo! Oh my fucking Jesus! Che figata! Madonna, sono salito tanto, eh! A destra non posso ancora andarci, neanche a sinistra. Ok, quindi come faccio a uscire? Così.
saliamo. Allora, vediamo se c'è qualcosa di qua che mi permette di salire. Che c'era lì? Io plano e arrivo a destra, che mi fa? C'è una... c'è un portale dell'abilità lì. Potrei andare di lì. Poi qui c'è un'icona che non capisco che cos'è. Io andrei al portale dell'abilità. Dai, andiamo. Proviamo a fare così. Vediamo se ci arrivo. Ok, bene così. Ci sono, è qui da qualche parte. Probabilmente verso il basso. Proviamo a scendere. Oh, è da questo lato qua. Sì, è da quel lato, mi sa. Ok, qui giù. Eccolo qui. Grande. Che mi dai? Stivali gravitazionali? Ho una scheggia, ok. Figo, ora posso correre sulle pareti. Perfetto. Allora, io andrei verso destra dove c'è questa linea tratteggiata. Magari trovo un altro ascensore come c'è di qui. C'è anche da questo lato, magari. E c'è anche un muro per correrci addosso e salirci sopra con questa abilità nuova. Bene così, attiviamo anche questo. Poi lì sotto che c'è? C'è qualcosa di strano. Che cos'è sta roba? Che è così? Boh. Bene. Ah no, io volevo andare verso l'alto. Maledetti, non mi fate andare, eh. Ma sono indeciso. Esploro qui, ma non mi sembra una buona cosa esplorare qui. Non mi convincono queste nuvolette. Terra sacra. Sono? Proviamo a salire. Terra sacra. Non è un buon segno. Non lo so perché, ma non è un buon segno. C'è il vento. Cosa? Chi sei? Sei un mini boss? No, non sei un mini boss. Sei solo stronzo. Ok. Meduzoa. Oh! Quello era un mini boss quel coso. C'è troppa gente, eh. No, 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 aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, perché qua c'è già troppa gente.
Vediamo di salire e fottercene di queste questi tizi. Cioè, ma proprio. Dai, uccidilo! Ah, ok, devo prendergli la testa. No, no. Cosa sta succedendo? Cosa c'è là in alto? Ah, la nebbia che non ti fa vedere. No, non è giusto però la nebbia che non ti fa vedere. Ah, guarda come mi segue. Sì, ma pure io, Cristo. Ah. Vabbè, almeno abbiamo preso un potenziamento. Allora, lì secondo me c'è un potenziamento da prendere che dirà dalla nebbia. Mi sembra un po' strano che ci sia una nebbia così forte lì. Sembra un po' molto strano, no? Un po' molto strano. Solo 1099 punti. Solo. Quanti ne servono qua? 2003. Proviamo a salire in cima alla cattedrale e dagli ascensori e poi continuiamo dal lato sinistro. E qua. Vai, 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 vai. Se di qua c'è modo di arrivare in alto. Lì c'è qualcosa. Però a parte quello, io non vedo nient'altro. In alto, penso che non ci possa arrivare. Dove mi trovo io mo? Qua. C'è qualcosa? Sì, c'è qualcosa. Bene. Che c'è? Guarda che figata. Andiamo sotto un attimo. Dov'è lo sciamano? Oh mio Dio! Perché si stava scurendo tutto? Perché stavo perdendo vita? Oh mio Dio! Questo gioco è difficile, cazzo, cioè penso che abbia delle difficoltà di gioco più difficili quella alla quale sto giocando io, se non ricordo male. Io sto giocando a quella base, diciamo, quella più semplice che c'è. Maledetto gioco, cazzo. Proviamo. Qui voglio arrivare. No, non lì. No, boh, sì, forse lì era.
Ok, dov'è il lucchetto qui? Ah, sarebbe questo? Che mi ha aperto il passaggio? Sarebbe questa cosa qui? Cioè niente? Corri, 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 corri,
Passaggio corrotto. Ok, penso che debba andare su di qua per arrivare in cima alla cattedrale. Può essere? Ecco chi era! Chi sono queste cose qua che mi arrivano da sotto? Chi sono? Cazzo, cazzo. Muoviti, muoviti. Ah, non mi avete preso. Ci godo. Ci godo. Sali. Dimmi che sono arrivato al passaggio. Sì, dai, 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 che la sblocco. Qui ci deve essere qualcosa per forza, dai. Cosa ho visto lì in basso? Ecco cosa c'è, nemici. Ah, ecco la pianta che protegge il tesoro, maledetta. Ma io non lo prenderò adesso. Ah, scappa, scappa. No, vai giù, vai giù. Ok, attiva questo, meno male. Ok. Ok, buono, 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 buono. E ho attivato l'ascensore fin qua. Adesso devo salire ancora. Madonna, se è lunga sta cattedrale. Aia, ma do sti rumori, oh. Maledetti. Ok, mo? Mi sa che di qua non posso più andare avanti. Mi tocca andare a sinistra, vero? Andiamo a andare. Ok. Allora. No, mi tocca andare a sinistra, penso. Quanti? Via, via. Non voglio neanche vedere, sentire. C'è parkour ancora qua. Troppa gente. Ah.
No! Quanta gente c'era! Il parkour lì era difficile, eh? Stronzi. Veramente stronzi, perché c'erano troppi nemici e pochissime zone dove appigliarsi, dove rimbalzare. Spine dappertutto, maledetti. Fai attenzione al gong, cioè. Meno male che ho sbloccato lo shortcut. Qua c'è un portale, buono. Ci andremo subito. Secondo me leva la nebbia. Quel portale lì. Proviamo. Vai su. Su. Ok. Beh, qua mi tocca andare in alto e poi a sinistra. Dimmi che c'è un'altra strada per evitare tutto quel macello di prima. No, arrivato qui devo per forza andare di qua. Cosa mi dà? Una lenta agonia attende i miei nemici. Adesso riproviamo a fare il parkour di prima. Ok, c'è pure il vento che mi frena. Quasi quasi io me ne andrei di qui, che mi sembra più sicuro. Ok. Guarda sto vento maledetto. Ce l'ho fatta, eh? Ce l'ho fatta, vero? Shboom. Ok, ce l'ho fatta, sembra. Eccolo qui. Oh, e vai. Vediamo cosa fa. E vediamo che fa. Trofeo, potere irrefrenabile. Rampino. Ah, ecco cosa servono quei simboli. Ecco cosa servono. Ecco cosa servono quei cosi. Sono dei rampini. Buono così. Buono così. Ora io ce la faccio andare di qui. Penso di sì. Rituale di madre Ishela Bagor. Va bene se lo dici tu. Ok.
Oh, che bello, che rampino. Fuck yeah. Zanzara maledetta, mollami. Qui c'è qualcosa da aprire per caso? Sì. Ok. Buono, altro checkpoint, altro checkpoint. Grande Jonathan. Grande cazzo, andiamo avanti, maledetta. Vabbè, sicuro, vabbè. Qui c'è qualcos'altro? Quel simbolino lì che vuol dire? La cattedrale. Aspetta, aspetta. Sono queste cose gialle? Non riesco a capire. Vabbè. Ecco questo. Cos'è? Oh mio Dio, cosa fa? Ah, ok. Ok, quindi ci sono quattro interruttori. Penso che quindi nella cattedrale non si possa ancora entrare. Penso. Ah, lì c'è un altro interruttore, ok. Che l'avevo scoperto prima. Penso che la cattedrale sia chiusa, penso. Un'idea che mi sono fatta è questa. Proviamo a entrare comunque. Qua possiamo salire. Aspetta, torniamo giù. E proviamo. Oh mio Dio, Johnny, dove cavolo stai andando? Spè, una mezza idea di andare. No. Andare lì non mi serve a niente. Proviamo a entrare nella cattedrale, dai. Andiamo. Qua c'è qualcosa da vedere. Vista. Che c'è? Ah, ok. Ah, ok, comunque sono uno a destra, uno a sinistra, uno in basso e uno in alto. Infatti uno è lì, uno è qui in basso e uno è lì a destra, perfetto. Ok, io posso già andare a quella destra volendo, che è quello più vicino. Se vado giù di qua, che c'è prima cosa? Ok, non c'è assolutamente niente. Ah, però di qua è chiuso. Qua devo fare il giro. E il lato destro, ho già visto prima, che è molto difficile rispetto a quello sinistro. Ho già visto che ci sono parecchie cose strane. Meduse, robe. Vediamo se posso passare da qui. O è chiuso pure qui. Chiuso, infami. Infami, cazzo, io volevo passare dall'alto. Bene, mi tocca fare tutto il giro. Quindi io continuo a salire. Io, dai, continuiamo a salire a questo punto. Poi ci buttiamo giù dal tetto se riusciamo e andiamo da questo lato e sblocchiamo questo e poi scendiamo e sblocchiamo l'ultimo. Ok, quindi saliamo. Cominciamo a salire da sinistra. Qua c'è il cerchio, non ci fa niente.
Ah, è vero che R1 non è L1. Le guglie, perfetto, quindi questa è un'altra parte della cattedrale. Bene, ho recuperato anche una cosa c'è, ho recuperato vita. Vediamo se l'avarizia mi ucciderà. No. Aia, sento rumore. Aia. Mi sta arrivando? Sento proprio gente che calpesta. Che cazzo è? Via. Via, 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 via. Non voglio neanche proprio vedere a voi. Tu sì, dai, ti butto giù. Ma altra gente proprio non la voglio vedere. Quanta gente c'era lì? Ma così proprio per fare una domanda proprio semplice. Quanta fottuta gente c'era lì? Dai, vai. No, la medusa no, non mi piace. Dai, 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 dai. Che l'ho distrutta bene. Ok. Buono, mi sto comportando. Lì c'è il boss. No, mini boss, volevo dire. Però a me serve uno shortcut da qui a lì. Dov'è? Forse mi conviene salire per andare a sbloccare. No, qua non vedo niente io. Qua ci dovrebbe essere uno shortcut che mi porti da qui a qui. C'è, infatti c'è. Però mi sa che devo passare dall'area del boss. Non vorrei dire una cazzata. Vediamo se posso passare. Chi c'è qui? Ci sei solo tu? No, due ce n'è. Aspetta, allora. Apriamo questo prima, così abbiamo già fatto un passo avanti. Ah! No, scappiamo. No, scappa, scappa, muoio se no. Scappa! Ah. No, muoio, cioè, incredibile. Guarda quanta gente! Maledetti! Oh mio Dio! Ma vaffanculo, brutti stronzi! E niente, cioè, niente, niente. Cioè, ti inseguono fino alla morte. Vabbè. Vabbè, un'altra cosa viene sbloccata. Ora non ho visto bene, sto sbloccato il raggio sopra o quello a destra della cattedrale. Spero di aver sbloccato quello sopra. Beh, è uguale, anzi, è uguale. Perché sono 3000, ok, posso potenziare qui quello a destra perché poi devo scendere. Se ho sbloccato quella a destra, devo solo arrivare in cima.
Vediamo un attimo. Cazzo, non c'era un. Non c'era un lucchetto lì. Che palle. Forse devo battere il boss, questo dubbio. Perché io sono arrivato qui. Solo che da questo quadrato a quello. No, anzi, non è detto. Io posso anche arrivare qui e buttarmi giù qui a destra e andare a colpire quest'altro raggio. Volendo, posso. Riproviamo, dai. Allora. Solo che devo fare tutto. Ah no, basta che vado di qua. Cosa ho visto? Era nascosto, eh? Saliamo ancora. No, me ne frega di voi. No, cannato, cannato, cannato. Devo salire ancora. Madonna. Recupera lo scudo, grazie. Ecco qua, era arrivato. Ok. No, no, no. No, non ti voglio vedere a te. Mollatemi! Oh, quanta fottuta gente c'è! Ok. Devo andare ancora a destra e poi giù. Devo superare la cattedrale. Vediamo. Ancora a destra. Vai, grotta. Orda senza fine. Cosa? Ora, io sono arrivato a destra della cattedrale, sì. Qua devo arrivare. Passando dall'alto, però. No, ma si muore se vado giù di qua, no? No! 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 Maledette meduse, non mi ero accorto. Ah, fanculo. No! Non me ne ero accorto che mi stavano togliendo vita. Vabbè, mi ha sbloccato roba. Perfetto, mi ha sbloccato roba. Equipaggio un talento extra.
Questo è buono, lo voglio assolutamente. I tesori vengono mostrati sulla mappa, pure questo. Quanta roba. Vieni qui. No, mi sa che andrò decisamente di qua. Un talento extra e i tesori vengono mostrati sulla mappa. Sì. Da che parte andiamo prima? Io andrei prima dal talento. Sì. Poi qui è apparsa un'altra cosa, è apparsa. Un pipistrello. Non so cosa vuol dire. Ok, riproviamo. Me la devo rifare tutta, che palle. A questo punto vado ad attivare questo qui in basso, visto che ci sono. Vado al secondo checkpoint o al primo, vediamo. Vado di qui. Perfetto. Vado di qui. E ci sono. Ora devo solo andare in alto. Qui. Posso fermarmi qui? No. Allora mi fermo. Là c'è un portale dell'abilità. Pure lì. Ma qua c'è anche un ascensore che va verso l'alto o sbaglio? Sì, ma è bloccata. Facciamo una cosa. Andiamo qui dove c'è il lucchetto, a vedere cos'è. Ah, bene, prendo danno nella nebbia. Wow! Grande! Quindi prima non è che mi ha ucciso. Non mi hanno ucciso le meduse, mi ha ucciso la nebbia. Ora, o c'è un'abilità che fa levare la nebbia, o io ci posso passare attraverso cadendo velocemente, in modo che la supero senza subire troppi danni. Perché dal lato destro della cattedrale, a metà cattedrale, c'è una gemma che io devo recuperare. Però c'è la nebbia di mezzo, come la prendo? Cioè non è una gemma, è un marchingegno che devo attivare, come questo. Però è qui. Però qui c'è nebbia. E qui in basso c'è nebbia. Io come ci arrivo qua in mezzo? Non lo so. Vabbè, andiamo a cercare di attivare quello di nuovo. No, era lì. Mi sa che qua, mi sa. Sì.
Cosa c'è qua? Sopra, perfetto. E tre li ho accesi. Me ne manca uno. Poi ho anche trovato. Non si è acceso però. Ah, perché c'è questa nebbia. Ah, allora vedi che la nebbia dà fastidio. C'è della nebbia che non fa partire il catalizzatore. Il cazzo che è. E fa arrivare anche tanti po' tutti stronzi. Ok, non mi vedo più. Dai, dai, distruggi, distruggi, distruggi. Buono. Sono infiniti sti cosi? Dai, me la stavo cavando bene, però che palle. O forse la nebbia si dirada quando distruggo l'ondata. Può anche essere quello, eh. Che quando distruggo l'orda dei nemici, la nebbia si dirada. La situazione si fa più complicata del previsto. Vedere un attimo la mappa. Oh. Allora, io l'ho attivato questo, ma con la nebbia di mezzo non si è attivato, prima cosa. Poi io ho attivato questo qui, ho attivato quello sopra. Secondo me devo battere l'ondata. Una volta che io batto l'ondata, la nebbia va via e mi permette di attivarlo. Ok, ritorniamo lì allora. Sì. Cazzo, pensavo che fosse più facile, invece c'è pure l'ondata di mezzo. Pensavo bastasse arrivare lì. Io posso scendere qui? No. Ma mi conviene arrivare fin qua a me. Boh.
Ah, infatti, infatti, la nebbia arriva. Ok, devo distruggere un'ondata. Dai. Strutta? Ok. Ah, pugni no, eh. Uff, dai. Chi manca ancora? Non ho più tanta vita, eh. Maxi concentrato. Dai, chi manca? Dai, vieni qui. Sì, ce l'ho fatta? Sì, fuck yeah! Ok, ho capito come funziona. Ok, ne rimane solo uno, perfetto. Ok, buono. Lo sapevo io. Bene, ora devo arrivare lì. Mi tocca fare quella strada lì per forza. Vediamo se c'è qualcosa qui. No, non c'è niente, ok. Bene così. Questo lato? Buono, buono cazzo. Stiamo procedendo. Grande Jonathan, cazzo. Qui c'è un lucchetto che si può... Oh, finalmente! Ah no, non posso. Maledetto schifo. Devo attivarlo dall'alto. Mi sono sconfuso. Ok, saliamo allora a questo punto. Ah, terra sacra, questo è il punto di prima. Qua è difficile. Devo andare più in alto possibile. Ok. Ora si destra e poi sinistra. Ho preso la vita per sbaglio. Vediamo se ne trovo. Datemi vita. Mi sa che se io arrivo là in alto, comunque senza vita, non ce la faccio a...
finire l'ondata. Questo è il mio dubbio. Buttarla giù subito. Adesso che hai l'opportunità, buttala giù subito. Ok, ricaricati scudo. Dove sto andando? Allora, è un po' lontano. Qua c'è. Ok, devo andare in alto e poi a destra, perfetto. Ma qui in mezzo c'è la nebbia. Non dirmi che devo passare dall'alto. Qui c'è la nebbia, io non arriverò mai lì in alto. Fanculo, devo passare dall'alto, sicuro. Sicuro. A meno che io non vada lì a destra. Proviamo lì a destra, vediamo che mi dice. Maledetta. Proviamo qui a destra. Dai, vita. Niente, eh. Ma neanche. Ok, qui c'è della nebbia, ho visto. Ok, buttata giù. Poi. Oh, vita grande. Sparatela subito. No, no. Ok, distrutto. C'è qualcun altro? Sento rumori molesti. Ah, due no però, dai cazzo. Fanculo. È arrivata subito l'altra che mi ha colpito e non potevo più curarmi, maledetti. Adesso ho il dubbio se io devo andare verso destra o se devo andare in alto alla cattedrale da sinistra e poi scendere a destra fino a che arrivo a metà. Qui procediamo per di qua. Qui c'è una strada, no? O proseguo per di qui. Qui si può anche salire, volendo. O da qui vado giù, però non so se da qui io riesco ad arrivare qui. Più facile che da qui arrivi qui. Dai, proseguiamo verso destra subito. Non perché hanno fatto questo tubo enorme che va tutta a destra, perché ci sarà un motivo, bisognerà proseguire di qui, dai. Sicuro, sicuro.
manco fatto una cazzata a colpirlo. Infatti. Ma cazzo. Ma arriva gente. Cosa? No. Quello mi dà punti, ma sono veramente troppi. Sono troppi. No. Quelli sono da prendere. Una volta che tu hai finito tutta l'area, allora torni indietro e prendi quelli. Ma se no così, quando tu sei all'inizio dell'area nuova, sei troppo basso. Troppo difficile. Cazzo, quest'area qui. Allora, ho trovato solo un mini boss e non ho ancora finito la storia della cattedrale. Bella lunga quest'area. Non ricordo se era un boss o un mini boss. Mini boss, infatti. Sono tre mini boss ad area. Io vuol dire che ne devo scoprire altri due, più anche l'area del boss devo scoprire. Ma basta, ma già mi iniziano a seguire. No, adesso me la faccio di corsa, mi ha stufato. Fanculo, ho cannato. Vai, sali. Devo andare verso destra. Che c'è qua? Qua c'è roba però, buono. Ok, buono, qua c'è roba. Buono, sto proseguendo. Il portale esplose in un milione di schegge. Non è che stai parlando di questo? No, non di questo, di questo. Che poi mi darà milioni di schegge. Questo stai dicendo? Spero. Ist
Scheilerbacker, Lorner sei weichelig. Ok, se lo dici tu. Dammi vita, dai, su un po' di vita. Niente. Ma neanche quando mi serve la vita. Ma neanche la vedi. Ok, quindi devo andare a sinistra. Aspetta, qua c'è qualcosa. Lo sapevo che c'era qualcosa. Grande. Quindi c'è il lucchetto da sbloccare. E ok, dov'è? Mi serve saperlo. Eccolo qui, grande. Aspetta, dove mi manda questo? Mi manda direttamente qui. Beh, io sto qui, non mi fanno niente questi. Spepero. Ah no, giusto, giusto. Poi altra gente. Se io vado giù. Mi seguite giù? Venite tutti giù, va? Così io nel frattempo salgo su poi. No. Ah, ma questa è l'ondata per questo? No. Quello si è attivato. No. Aspetta. Ok, io adesso vorrei fare una cosa. Torno giù e esco. Boss fight sbloccata. Ok, quindi serviva per sbloccare la boss fight tutto sto processo. Perfetto, in più lì c'è lo shortcut che devo attivare. Io vado subito. Grande, grazie. Vai. Va bene qui. E poi andiamo a sbloccare anche lo shortcut. Che è qui. Vai. Yes. Grande Jonathan, cazzo. Perfetto. Perfetto. Ora di qui c'è un passaggio che non so se posso andare perché c'è della nebbia. Eppure di qui. Eppure di sopra. Poi lì sopra c'è un altro. C'è un mini boss lì. Io andrei lì sopra e o vado al mini boss. Allora facciamo così. Andiamo giù. Grande, grande. Progressi. Poi andiamo a sinistra. E poi andiamo su. Ora morirò sicuro, però voglio andare a esplorare quell'area lì che ho lasciato in alto. Ah, ma qui non l'ho sbloccato ancora. Aia. Io pensavo avessi già sbloccato quella scorciatoia.
Ah no, perché devo andare qui e poi salire a sinistra. Proviamo, dai, proviamo ad arrivarci, già che ci siamo. Anche se io posso già andare al boss. Zara maledetta. Ah. Dai, sali su, maledetto. No. Ah. Fanculo, però. Minchia, quando mi incarto, quanto mi fa incazzare. Sta zanzara maledetta che mi ha distratto. Beh, allora a questo punto. A questo punto andiamo ancora allo shortcut. E poi andiamo al mini boss. Magari in mezz'oretta ce la faccio a buttarlo giù. Dipende quanto è difficile. 3000. Spendiamo altri soldi qui. Perfetto. Quante schegge ho? Sempre una. Vai, 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 vai. Dai, Jonathan, concentrati, cazzo, sono arrivato al boss. Guarda, come faccio ad arrivare là in alto? Non ricordo. C'è una strada qui? Probabilmente sì. Sono, dai. Ok,
Ok, quindi ci fu uno scontro all'interno della cattedrale mentre un tizio lì, sacerdote, stava cercando di concludere il rituale. Va bene. Perfetto. Andiamo per di qui. Grande cazzo, anche questo l'abbiamo fatto. Perfetto. Ora ci facciamo il mini boss. Cosa c'è qua? Cosa c'è qua? Un segreto, grande cazzo. Qui. No, 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 muoio, 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 muoio. Dove sono? Ah! Vabbè, ho sbloccato lo shortcut, almeno quello. Quindi anche questa regione ha tre mini boss in teoria. Io ne ho trovato solo uno. Strano. Ho trovato un mini boss e poi ho trovato subito il boss. Questo era 1000, se non sbaglio. Sì, ok. Bene, andiamo a farci il mini boss. Vediamo chi è. Chi sarà? Aspetta, vediamo i talenti che ho. Sconfiggi un nemico e ricevi un boost danno del 10%. Aumenti i danni corpo a corpo. Questo me lo levo. E metto. O metto questo che... no, questo, i tuoi attacchi ignorano gli scudi. Dipende se il mini boss ha uno scudo. O se no metto quello della vita in più. Proviamo questo, dai. Dai, proviamo. Sperando che il mini boss abbia uno scudo in modo che lo posso superare con i miei colpi. Speriamo, dai. Ora abbiamo attivato lo shortcut. Benissimo, adesso ho circa 20 minuti per cercare di farmi sto mini boss e poi chiudo la live. Vediamo. Dai Jonathan, cazzo, ti voglio duro, mi raccomando, bello forte. Ma è questo? No, mi sembrava strano che fosse questo. Sembrava troppo. Oh, è questo?
Cazzo, non l'ho colpito per niente. Non è facile sto coso. Cazzo. È difficile. Non è facile, maledetti. Sono tanti, non sono 2, 3, 4 copie, sono tante copie. Allora, non ho visto scudi io, ho visto solo tanta vita. Ho visto solo tanta vita, quindi cambiamo il talento e mettiamo... Proviamo con questo. Ora ho il 30% di probabilità di infliggere un colpo critico. Proviamo. Quando trovo quello originale devo picchiarlo per forza, cioè adesso io provo così, provo a picchiarlo e fregarmene dei laser. Ogni volta che trovo quello originale. Proviamo. Poi è da vedere anche se è sempre nello stesso posto, tipo prima l'ho trovato in alto a sinistra la prima volta. Proviamo. Già adesso non l'ho trovato. C'è un modo per trovarlo? Eccolo, eccolo, eccolo. Non gli ho levato niente. No, sto coso è difficile. Cazzo, ho sprecato pure la mossa finale.
Dai. Sì, cazzo! Sì! Fuck yeah! Grande Jonathan! Oh my fucking Jesus! Sì, cazzo! Fanculo! La cazzo di determinazione e concentrazione di Johnny! Mio Dio! Terzo tentativo. Terzo tentativo, cazzo. E non avevo più vita, minchia, me la sono giocata benissimo. Benissimo. Fanculo, grande Jonathan, vai a prenderti subito questa. Frammento. Bene, ho due frammenti. E ora vai a spendere i dobloni. Grande cazzo! Buono, abbiamo fatto abbastanza roba in sta live. Ho battuto il boss della zona precedente. Ho sbloccato tutta la mappa e ho liberato anche il boss di questa nuova area. Abbiamo preso delle abilità, quella che mi fa salire sui muri, correndoci, il rampino. Ho sbloccato un nuovo attacco. Che è questo, che in pratica è come quello di prima, solo che è più forte, più pesante, diciamo. Ho sconfitto un mini boss al terzo tentativo. Buono, buono. Ho sbloccato le ultime parti dell'albero, di questa specie di albero dei potenziamenti, le ultime due in basso, a destra e a sinistra. Buono, cazzo. Allora, proseguiamo. Voglio arrivare qui che mi equipaggio un talento aggiuntivo, ma mi sa che non ci arrivo. Niente. Fa niente, sarà per la prossima. E poi voglio vedere che talento mi ha sbloccato. Assassino livello 3. Quindi adesso. Buono. Buono. Ora rimettiamo il Berserk a livello 2.
Questa che faceva aumenta l'armatura del 30%. Io ce l'ho 8 l'armatura. Capacità di cura 300. Energia 4. Danni colpo critico 175%. Ok, così ho 15% di possibilità a base. In più quel talento lì me ne dava altri 20, quindi andavo a 35. Scudo, salute, armatura. Allora, la prossima puntata andremo dal boss per dargli un'occhiata, anche se penso che non lo batteremo al primo tentativo. E poi, se perdiamo, andiamo a vedere a destra della mappa, cioè qua c'è il boss. Noi andiamo di qui e andiamo per questa via qui e quest'altra via qui. Per vedere se ci sono dei mini boss. Perché a me mancano due mini boss in quest'area. Poi anche qui c'è un'area segreta qui che io non ho visto. Qua di sicuro c'è un mini boss qui in mezzo. Adesso che guardo. Sicuro. E poi magari uno è qua a destra. Poi c'è in basso. Ce n'è di roba da esplorare. No, ho sbagliato, non devo far tornare al santuario. Volevo uscire. Esci. Oh, Madonna. Ok, allora. Ringrazio tutti quelli che hanno visto questa live. Ringrazio Suzio di essere passato dalla live. La prossima la farò venerdì, sempre dalle 9 in poi. Invece, il prossimo venerdì ancora, probabilmente non porterò più Transistor, che è il gioco che portavo di solito il venerdì, ma porterò Terraria. Ci devo pensare però, non lo so se faccio ancora una puntata o due di Transistor. Ovviamente anche Terraria in Blindrun. Niente, passate dal canale YouTube, passate dal canale Twitch, iscrivetevi. Ricordatevi che io sono in live sia il martedì che il venerdì sera dalle 9 in poi. E niente, ringrazio tutti quelli che hanno visto la live e che la vedranno nei prossimi giorni. E ciao, 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 alla prossima!